Buonasera Coach Celè, ci troviamo alla fine di questo derby, deciso all'ultima azione. Un commento sulla prestazione della sua squadra, tralasciando il rocambolesco finale. Sì, no, io sono contento della prestazione della mia squadra. In questo momento della stagione non pensavamo di essere pronti per fare una partita del genere, contro una squadra forte in un campo molto difficile. È un'occasione un po' buttata perché eravamo più 10 e non penso che molte altre squadre della nostra fascia di capacità possano venire a vincere qua facilmente. Stati bravi loro, ci hanno creduto fino alla fine, si sono messi a zona, si sono messi in difficoltà, noi non abbiamo più fatto canestro nell'ultimo quarto e penso che abbiano preso il doppio dei nostri rimbalzi, quasi 39 a 25. Quello lo metto in conto perché loro sono più fisici, però abbiamo perso un rimbalzo su tiro libero e l'ultimo tiro è nato anche lì da un rimbalzo in attacco, da due rimbalzi in attacco. Poi la buttano dietro il canestro, finisce in mano strozza, quello non lo puoi sapere. Dispiace, dispiace molto per i miei ragazzi perché abbiamo lavorato bene, abbiamo giocato fino alla fine, stati bravi, ma si vince e si perde di un canestro, di un punto. È capitato 2 anni di fila di vincere di un canestro qua e una volta si perde di un canestro. Concordo pienamente, diciamo che anche nel terzo quarto le vostre scelte tattiche avevano messo in grossa difficoltà Vigevano, creando quel vantaggio di doppia cifra che Sì. sembrava spostare l'inerzia dell'incontro dalla vostra parte. Mentalmente cosa è mancato nell'ultimo quarto? Oltre la tattica No, di Vigevano? io penso che sia veramente stata una questione tattica, nel senso che dopo un mese e mezzo che siamo insieme e dopo che hai lavorato per 3 settimane principalmente sulla parte fisica, siamo insieme che giochiamo 5 contro 5, è vero, da 2 o 3 settimane. Abbiamo inserito un giocatore che ha fatto un allenamento. È ovvio che non siamo pronti per giocare contro tutte le situazioni che ci si presentano contro, ad esempio la zona 2-3. Loro erano un po' costretti a stare a zona 2-3 perché con dietro Quaroni e Cavallaro a uomo non potevano stare. Abbiamo preso anche dei tiri da liberi. Poi se non fai canestro contro la zona non è che ci si può inventare il mondo. Se sei libero e non fai canestro, perdi. Ha finito 23-10 l'ultimo quarto e niente, 23-10 se sei fuori 10 perdi. Poi ti ripeto, può cascare in mano un altro con la palla lì e andiamo in supplementari. Non è detto che vinci o perdi. Mi dispiace perché i ragazzi hanno fatto una prestazione super, dal punto di vista dell'atteggiamento e dell'intensità, come l'ha fatta Vigevano. È la palla canestro. Noi non pensavamo di venire qua a vincere, pensavamo di venire qua a giocarcela, quello sicuramente. È un campionato molto equilibrato, ci sono un sacco di squadre forti. E per noi che puntiamo ad arrivare, cioè speriamo di arrivare ai playoff, io la vedo un po' come un'occasione buttata via, visto la partita. Se me lo dite tra 3 mesi, penso che se perdi qua di due non c'è nessun problema. Perché non so quanti altri vincono qua. Perfetto, a Posto posto così. così. Cambio? No, Buonasera Coach Bianchi, buonasera. al termine di un vittorioso derby, un suo commento, cosa salva di positivo di questa prestazione e cosa di negativo comunque in un contesto in chiaroscuro, non sempre al 100% come apporto. No, chiaro, però voglio dire, quello che conta oggi è vincere. Abbiamo vinto, siamo contenti, era un derby, sicuramente era una partita non facile da giocare, in quanto sapevamo che loro sono una super formazione e già in preparazione della partita, le mie menate principali erano gli accoppiamenti difensivi. Ora, con alcuni quintetti ci potevamo accoppiare abbastanza bene, con altri quintetti non ci si poteva accoppiare. Devo dire, super la partenza. Dove abbiamo rispettato il piano partita, dove siamo andati a cercare i vantaggi, dove abbiamo fatto vedere i nostri muscoli e comunque anche una buona pallacanestro. Facendo un buonissimo, forse più dell'ultimo, cioè vedo 19-17 primo quarto, per me è super, tranne 2 o 3 cose difensive, abbiamo espresso una buona pallacanestro. Ultimo quarto, 23-10, peggio del primo. Okay? Per farvi capire, sicuramente non mi è piaciuto l'atteggiamento con cui siamo rientrati dagli spogliatoi, dove abbiamo concesso un po' troppe situazioni di campo aperto a loro e hanno subito approfittato tirando liberi e sapevamo che loro potevano crearci molti problemi in situazioni di campo aperto. Una cosa che temevamo era il loro pick and roll, in situazioni di giochi dinamici e finché li abbiamo tenuti.
andata abbastanza bene sotto quel profilo. Quando non abbiamo più avuto gambe, comunque sono stati bravi anche gli avversari a rigiocare pick and roll, andavano un po' troppo spesso al ferro, abbiamo provato a metterci in zona. È andata bene, il passaggio a vuoto, diciamo, quando abbiamo preso il break decisivo, diciamo che era un pochettino, noi volevamo giocare con tre lunghi, ok, per cercare di andare a giocare spalle canestro con Claudio Negri. Mi aspettavo giustamente la mossa di Marco di mettersi a zona, però credevamo anche in questo, nel senso che la nostra formazione, Lorenzo Cepper può giocare benissimo da esterno, soprattutto in situazioni statiche di difesa zona. La palla non è entrata, loro sono stati bravi in attacco, hanno fatto il break e poi da lì, da momento di male, abbiamo chiamato minuti, ci siamo parlati, ci siamo guardati in faccia e ho detto: ok raga, adesso c'è da cambiare, tranquilli, non ci sono problemi, mancano ancora 10 minuti, si ricomincia a giocare a pallacanestro. Nell'ultimo quarto sicuramente l'esperienza dei nostri giocatori si è fatta sentire. Abbiamo difeso a zona, ha dato delle buone cose, loro hanno sbagliato anche dei tiri aperti, però voglio dire, è normale che sia così, no? Difesa a zona è un po' anche lo sfidare, l'idea era comunque di zonare, di stare a zona 2-3, ma di rimanere anche abbastanza accoppiati con gli uomini, no? di seguire i tagli, di essere sempre responsabili, sì, ognuno ha la propria zona, ma rimaniamo accoppiati anche uomo a uomo. È andata bene, poi è stato bravo Rafael a prendere dalla spazzatura quella palla lì e tramutare il tutto in una stupenda vittoria che comunque, come diceva coach Lè, vale tanto, ma vale poco, nel senso siamo alla seconda di campionato, vincere un derby è stupendo, il campionato è ancora lungo, sabato ci aspetta già un altro derby in quel di Robbio e si va avanti. Perfetto, un'analisi esaustiva, vorrei soltanto concentrarmi in questo caso su un singolo, ovvero Cavallaro. Nel terzo quarto grande difficoltà a zona col tiro che non entrava con nessuna delle soluzioni provate, Mirko ha inserito due triple molto importanti come contributo, a che punto è il suo recupero e quanto conta di averlo al 100% anche a livello fisico, non soltanto mentale, perché questo si è visto che assieme alla squadra è riuscito a tirare fuori il meglio di sé. Sicuramente i tiri che ha segnato valgono molto di più di 50 sedute di fisioterapia o di qualsiasi medicina, perché la cosa, la fiducia è la cosa migliore, soprattutto in un giocatore di pallacanestro o di qualsiasi sport. Penso che lui oggi abbia trovato una grossa medicina che è la fiducia, ok? Lui è a posto, è sano, logicamente non tastava il campo da un anno, quindi no, mi dicevo che comunque sicuramente gli farà bene questa partita dove si è sentito sicuramente importante, dove ha dato un contributo nel momento di svolta. Sicuramente deve riprendere ancora di più di questa fiducia, deve riprendere velocità di piedi, deve perdere un paio di chili e deve star bene. Sicuramente con lui e Quaroni, perché anche Quaroni non stava bene, Barbierato aveva la febbre, a squadra al completo diciamo che siamo una buonissima formazione. Perfetto, ti ringrazio. La domanda di diritto secondo me oggi trascende la pallacanestro alto, cosa si prova? Perché penso che nessuno di quelli qua dentro abbia sognato un derby vivo così definito. No, assolutamente. Poi ieri era il mio compleanno e esatto, auguri. Grazie, sono felicissimo, io non ho neanche festeggiato, figuriamoci. Sono felicissimo, il miglior regalo di compleanno. Due punti, sì, due punti. No, fammi qualche domanda. La domanda era cosa si prova a vincere un sicuramente, derby di questo tipo. Sicuramente felicità, perché essere sotto di, quanti eravamo, 42 a 53 a fine terzo quarto, guardarsi negli occhi e vedere che magari le cose non andavano completamente per il verso giusto, ritrovare tra di noi l'armonia, la fiducia di giocare insieme con cose facili, tipo dalla difesa, ripartire dalla difesa per avere anche soluzioni in attacco ad alte percentuali. C'è qualche scelta tattica che hai fatto nel corso della gara, la mente fredda, cambieresti? Sicuramente la scelta di indurre loro nella difesa zona, ok, nel terzo quarto, era una scelta
l'ho spiegato, no? Gioco con i tre lunghi. Gioco con i tre lunghi perché gli esterni stavano facendo fatica a darci un qualcosa, no? Allora, siccome comunque abbiamo visto tutti il primo quarto, quando cercavamo sotto Raffaele, quando cercavamo sotto Claudio, non ci tenevano, ci vedevano alla targa, ho detto, cavoli, proviamo ad andare a riproporre la stessa situazione, ok? Nel terzo quarto, magari non sotto con propriamente coi lunghi, ma andare a avere ancora più mismatch con un esterno. La coperta tirata quale poteva essere? Che loro sarebbero messi a zona. Per me, ripeto, con questa tipologia di squadra, avendo un giocatore come Cepper, non era un problema, perché in un gioco statico come la difesa zona che ha proposto Pavia, ok, lui fa il 3. Una 3-2, comunque, lui fa il 3 e può, tranquillamente, non è che deve uscire dai blocchi a 1000 all'ora, però può spostarsi di corsa e usare le sue mani super fatate. Poi dopo, con due giocatori bravi a prendere spazio in post alto, in post basso, quali Rafael e quali Claudio, la difesa deve fare una scelta. Allora, difendi sul tiro a tre punti di Cepper, difendi sul tiro a tre punti di, non mi ricordo più chi ci fosse, però avevo in campo tre, diciamo, Cepper da tre e poi due tiratori, perché forse era, non mi ricordo più, ragazzi, perché su quello essere Moretti, c'era Moretti perché... no, Moretti l'avevo tirato via quando ho messo Quaroni, l'ho messo Quaroni in quello apposta per avere dei tiratori dai 6 ai 75. Non abbiamo fatto benissimo con quell'attacco, ok? Qualche tiro buono ci è uscito, mi ricordo due tiri dall'angolo di Lollo dalla parte destra del campo, che di solito è un tiro che tira col 60% in allenamento. La palla, una è girata e uscita, l'altro ha sbagliato e lì anche sfortuna, voglio dire, no? Non so se rifarei questa scelta, ovviamente, visto com'è andata. In preparazione della partita la rifarei. La rifarei perché conosco i miei giocatori e ho fiducia nei miei giocatori. Quindi se ho fatto un qualcosa è perché sapevo che Cepper poteva giocare da tre, poteva segnare, poteva mettere in difficoltà e così poteva avere vantaggio lui in post basso, Negri in post alto o viceversa. È stato... Rafael, con te in questo caso direi di partire dalla fine. Le emozioni e le sensazioni provate in questo finale a livello emotivo... eccezionale, immagino. Beh, vincere è sempre bello, poi che sia stato io a fare il canestro, diciamo, nella vittoria, anche se non si vince con un canestro, è ancora più bello. L'importante era vincere, come dicevamo, è un derby, contava tanto, bisognava per forza vincere. Non abbiamo fatto, diciamo, un cazzo, perché la seconda di campionato è ancora lunghissima. È lunghissima, lo sai. Non era per il film. No, stati bravi. Abbiamo fatto come sempre, diciamo, come la palla canestro, si fa alti e bassi, stati bravi ad entrare, stati bravi nell'ultimo quarto a rimanere lì con la testa, in difeso, finalmente, abbiamo giocato tutti insieme e alla fine si vince tutti insieme. Per te è un inizio difficoltoso, con tre falli in quasi 4 minuti, pronti via. Quanto ti ha aiutato i tuoi compagni comunque a rientrare subito in ritmo, anche a prenderti dei tiri pesanti alla fine, pur restando per largo tempo in panchina? Si gioca in 5, quindi se siamo tutti in 5 connessi non si va da nessuna parte. Il compagno ha aiutato tanto, dandomi fiducia, dandomi dei palloni, sempre passandomi, contandomi, che fa tanto per rientrare. Poi gli errori, ho perso la testa per quel fallo lì e non deve succedere. Poi è stato seduto giustamente e ho cercato di rientrare alla fine, a giocare, a impegnarmi, a provare a vincere. No, grazie anche a te per il contributo sia qua che in campo. Sei sceso di categoria, magari virtualmente, perché da un punto di vista di pubblico te l'aspettavi una cornice di pubblico del genere, te l'avevano detto? Ne avevamo parlato, che era, cioè, un posto molto caldo col pubblico che ci tiene, ma sinceramente non pensavo così. Ti sei divertito? Più bello giocare così? Fa tanto. No, sinceramente non me l'aspettavo così affiatato, però me ne avevo parlato. È stata una delle, per convincerlo, quest'estate quando lo si chiamava, si diceva, oh guarda che poi giochi a Vigevano, non è come giocare a Tortona, non erano messi male, nel senso che, no, non sono che comunque così, non erano, sono così. Era un pubblico seguito, però non così, cioè a livello di C1 non si mette neanche il paragone. Poi non è neanche paragonabile a certe squadre di Serie 2, un pubblico, o anche di Serie A come Vigevano. A posto? Andiamo a mangiare. Grazie mille.